Aprirsi all'innovazione per meglio comprendere e custodire il passato, anche quello più antico, divulgandone la conoscenza ad un numero sempre maggiore di ricercatori. La tutela del patrimonio documentale dell'Archivio Segreto Vaticano guarda al futuro, alle nuove tecnologie. Dal 2009, tra queste mura, conservare è sinonimo di informatizzare. La gestione dei dispositivi dedicati alla memorizzazione del materiale digitale prodotto quotidianamente dal laboratorio fotografico, le procedure di sicurezza e di recupero di questi dati immagazzinati in apparati elettronici di ultima generazione sono affidate al servizio informatico dell'Archivio dei Papi. Operazioni in grado di assicurare ad ogni studioso tutti gli strumenti necessari per le proprie indagini. Nelle sale Sistine il personale consegna ai ricercatori il materiale riprodotto dal servizio informatico su supporto digitale, non solo sigilli e pergamene, come sottolinea il suo responsabile Daniele Gallinella, ma anche cataloghi antichi e recenti, integrando e potenziando il materiale bibliografico dell'archivio, coniugando così tradizione e innovazione. Noi abbiamo anche un lavoro di conservazione di appunto inventari digitalizzati che possono essere prodotti principalmente in due modalità. Gli inventari più recenti, chiaramente, che sono prodotti in questi anni, sono già di per sé prodotti con strumenti informatici e quindi vengono prodotti in formato elettronico, che possa essere per esempio un file PDF. Parallelamente a questo tipo di inventari digitalizzati ci sono anche gli inventari più antichi, parliamo quindi anche di inventari, non so, del XVIII, XIX secolo per esempio, ma anche di più antichi, che sono chiaramente manoscritti e questi vengono digitalizzati con scatti fotografici, sempre dal laboratorio fotografico, e a fronte di questi scatti vengono uniti in un, chiamiamolo, volume informatico, volume elettronico, anch'esso in PDF, e anch'esso messo a disposizione degli studiosi. Chiaramente, essendo manoscritti, non possono essere, diciamo, ricercati con delle ricerche testuali, perché stiamo parlando molto spesso anche di paleografia o di latino, quindi vanno letti e consultati e ricercati dagli studiosi stessi. Le tecnologie informatiche rendono all'Archivio dei Papi un ulteriore servizio, fornendo alla sua Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica uno strumento indispensabile per formare gli allievi nelle diverse discipline di cui si compongono i corsi annuali e biennali. Dallo studio della storia e dell'evoluzione della scrittura alla comprensione delle tecniche elaborate nel corso dei secoli per registrare e classificare il materiale archivistico, fino all'analisi diretta di codici manoscritti, sigilli e documenti papali. Le 36 postazioni dell'aula multimediale della sua scuola sono in collegamento con il computer della cattedra. All'esposizione teorica si aggiungono così esercitazioni pratiche non solo sugli originali, ma anche sulle riproduzioni digitali degli scritti custoditi dall'Archivio Pontificio e dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Promuovere gli studi di storia che riguardano il pontificato e la Chiesa. Con questo auspicio Leone XIII la istituì il 1 maggio del 1884. Oggi la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica è una moderna istituzione scientifica in cui passato, presente e futuro convergono nella formazione di esperti in grado di valorizzare le antiche testimonianze della memoria dell'uomo per meglio comprenderne la storia a venire.